che cambia siamo noi. Ma Musca perché è un nomignolo per definire la mamma e ovviamente prende spunto dalla matrioska, che è una mamma che contiene tutti i suoi figli fino al seme. Ma Musca si trova a Milano, è nata 3 anni fa, è un bar, libreria, negozio di giochi per adulti e bambini, nel senso che ci sono tavolini, sedioline, seggioloni, così, però non è un posto dove vieni e lasci i bambini a giocare da soli, ma è un posto che lavora sull'integrazione tra adulti e bambini. Il book crossing è uno scambio libero di libri dove tu porti e prendi, non è obbligatorio lo scambio, però sai che se un giorno vuoi dare via dei libri li porti. Noi abbiamo una parte grande di book crossing che abbiamo lanciato qualche anno fa, il book crossing di via, quindi abbiamo coinvolto il barbiere, il caffè, il parrucchiere, tutti quanti i vari uffici che ci sono sulla strada a fare il book crossing, quindi tutti quelli del quartiere adesso lo fanno. Noi abbiamo un punto grosso di book crossing per adulti e un punto grosso di book crossing per bambini. E quindi abbiamo impostato la libreria su il negozio, su libri albi illustrati che comprerebbero anche adulti e che non daresti mai via, di case editrici indipendenti, autori interessanti o comunque artisti riconosciuti, albi illustrati che hanno vinto diversi premi anche non attuali. Noi abbiamo rapporti direttamente con le case editrici, non abbiamo distributori. E quindi scegliamo libro per libro, editore per editore, e poi per i giochi anche facciamo una scelta molto attenta cercando di avere dei giochi che incentivino il rapporto genitore-bambino. Noi chiediamo a tutti i nostri fornitori di darci una copia demo per farla provare alle persone, quindi quando vengono a fare merenda noi facciamo provare i giochi senza impegno, lo diciamo a tutti, non è importante che poi lo comprino ma che lo conoscano. Dal punto di vista dell'alimentazione cerchiamo partner anche per appunto proporre piatti di stagione, biologici o comunque che seguano un certo tipo di regole importanti per l'alimentazione. Importante per Mamusca, essendo in un piccolo quartiere di periferia eccetera, è stato costruire una rete di relazioni. Io sono mamma di 3 bambini, e non sono di Milano e avevo bisogno di creare una rete intorno a me, quindi prima di aprire Mamusca cercavo rete, cercavo mamme, e non era solo una mia necessità ovviamente, quindi quando si è aperto questo posto queste persone sono venute qua e hanno collaborato anche a chi a portare un quadro, chi a dipingere una cosa. I tavoli del bar per esempio sono i banchetti della scuola che buttavano, noi li abbiamo presi, li abbiamo aggiustati, li abbiamo dipinti. Quindi il rapporto col quartiere è fondamentale. All'inizio abbiamo cominciato con le mamme, le famiglie, poi abbiamo scoperto che però ci sono tantissime persone che con i bambini non hanno niente a che vedere, che invece fanno fatto loro Mamusca e che si siedono nel tavolone, c'è una mamma che ha latte, a fianco ci sono 2 che fanno una riunione di grafica, non so che cosa, così, ed è molto carino. Io ho aperto con un investimento basso, anche grazie al fatto che i tavoli non li ho comprati, il bancone era il bancone del cartolaio che lo dava via, insomma sono riuscita a costruire tutto. Abbiamo avuto il boom dei primi 3 mesi, poi c'è stato un momento difficile e poi invece l'anno scorso abbiamo cominciato a capire che stavamo cominciando a vivere di rendita per tutte le piccole cose che avevamo seminato. Poi a metà dell'anno scorso abbiamo ricevuto anche un premio dalla Regione Lombardia come impresa sociale di valore. E quindi piano piano nel 2016 abbiamo cominciato a capire che sì, funziona, che piace, la gente viene, torna. Nella maternità e nella paternità anche, che è sempre più viva anche quella, la rete è fondamentale. E adesso fortunatamente ci sono varie persone che ci stanno chiedendo di aprire altri Mamusca in altri posti. E quindi ci stiamo un po' preparando per capire qual è la cosa che noi possiamo offrire oltre a vendere il nostro prodotto, ma proprio offrire come rete di aiuto. Avere una rete è fondamentale perché porta tutti un po' più su, diciamo, no? Per me l'Italia che cambia è
una piccola cosa alla volta, rapporto persona a persona, tutto quello che dici a una singola persona, a un singolo bambino, tutte le piccole cose che fai cambiano il mondo, proprio. C'è la ragazza che lavora qua, che è laureata in scienze dell'educazione, e io le dico sempre che lei può lavorare qua bene, perché si cambia il mondo un caffè alla volta, e l'ho convinta, per adesso ci lavora ancora, insomma. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.